tanto di gettito del concept, il kung fu inventato da Danny No Santo Academy di Los Angeles e il suo paese di provenienza. Jeet Kune Do, Stati Uniti d'America. Ha fermato la bilancia 90 kg. Ed ora il suo avversario. Scott Dobbs ha accettato quindi dalla Gran Bretagna, in cui gli atleti Lee hanno una decina di chili più di lui. Octagon Challenge, molto 1996. Viene opposto al possente granitico Lee Hasdell. Britannico, lo vediamo salire in questo momento, un fisico scultorio, veramente impressionante. Abbiamo visto anche il suo allenatore, il campione britannico di freestyle, questa è proprio la sua disciplina, il combattimento libero. Infatti lì si è fatto le ossa nei tornei clandestini inglesi. Amici, come al solito, qualche informazione sui due combattenti che stanno per affrontarsi. Scott Dobbs viene dalla Inglesi, credo che abbiano anche Los Angeles, California, la famosa palestra di Danny No Santo, l'erede naturale di Bruce Lee. Il suo maestro è Danny No Santo, l'età è di 36 anni del combattimento. Inquadrato l'americano, il tipico bravo ragazzo americano, vedete dalla faccia, vedremo regole. Se sarà all'altezza di questo avversario che, ripeto, è veramente impressionante. Inquadrata anche Melissa, lo dicevo prima, la bellissima Melissa, fidanzata di Lee Hasdell, lo ha accompagnato a questo torneo come a tutti i tornei a cui è invitato Hasdell, e insieme al suo allenatore Jeff, il nero Jeff, sarà con lui all'angolo del ring per consigliarlo nel migliore dei modi. Di Milton Keynes, Gran Bretagna, e vediamo nuovamente inquadrato Lee Hasdell. Il record, pensate, lo ripeto, 56 combattimenti, con i suoi 56 combattimenti di cui 25 per KO, 15 sconfitte e un solo pareggio, sicuramente campione inglese tra di kickboxing, i favoriti di questo campione torneo, inglese di Thai boxing e campione inglese di freestyle. Il suo peso è 94 kg e il suo stile è il freestyle. Il suo nome da parte Lee del Hasdell. Britannico alza le braccia davanti al pubblico dei 12.000 della Pool A, secondo arbitro dell'incontro della c'è stata una sostituzione nel frattempo. Al primo Iraghi è stato sostituito con Stefano Valenti, arbitro ufficiale della Fenasco. Parte un calcio impressionante, una high kick al viso, ha colto benissimo Scott Dobbs. In questo momento si sta rialzando, pare che voglia dire, ma dove sono i pezzi della casa che mi è caduta in testa? Lo rassicurano, non è stato un immobile a venirgli addosso, ma un calcio di Lee Hasdell che immediatamente lo mette all'angolo e lo martella con una serie di calci e pugni. Stefano Valenti giustamente lo conta, mi pare ancora ben saldo sulle sue gambe Scott Dobbs, fa segno di voler continuare. L'attacco di Lee Hasdell è subito potentissimi, partono i colpi, lo vedete, sono colpi duri, potenti, nuovamente all'angolo l'americano prende un calcio, un secondo calcio e a terra, è stato finito a terra, questa volta prima ancora del conteggio. Scott Dobbs dà chiaramente segno di non volere più continuare, dice no, questo forse non è la mia giornata. Scott Dobbs viene accompagnato all'angolo, mentre nel replay vediamo il calcio circolare che ha toccato duramente Scott, gli è partito il paradenti, lo vedete in questo momento, un calcio e mentre cade un secondo calcio, era addirittura a terra, lì non ha avuto veramente pietà, lo rivediamo in questa angolatura, il pugno che se lo beccava gli staccava la testa probabilmente, è di nuovo un gancio largo, cerca di abbassare la testa ma viene implacabilmente inseguito e colpito ripetutamente. Alza le braccia Lee Hasdell, devo dire che i primi due combattimenti sono terminati in maniera estremamente spettacolare.
andare molto veloce. Alla prima ripresa. Quindi lì Hasdel verrà opposto a Paolo Di Clemente nella semifinale. Vedremo che cosa succederà. Entrambi gli atleti hanno dimostrato prova di essere fortissimi fisicamente, oltre che dotati di una grande capacità di incassare. Uno sguardo sul pubblico arrivato numerosissimo questa sera. Dalla Spagna, mentre Rinaldo Rinaldi ci presenta la Octagon Challenge 1996. Si tratta di Amador.